Rapetti. Buonasera a tutti, sono Francesco Rapetti, sono un osteopata e un docente di scienze motorie, presidente dell'associazione NOI. L'associazione è nata da poco, da circa un anno. È nata perché ci siamo stancati di rimanere fermi e soprattutto avevamo capito che dovevamo essere fattivi, per cui dare e sostenere la mano a tutte queste associazioni che da anni si stanno impegnando per noi, per tutti, per le questioni sanitarie, della salute, dell'ambiente, per cui abbiamo ritenuto di impegnarci su quella che era la nostra vocazione che è in ambito della ricerca medico-scientifica. E questo impegno si è concretizzato con un convegno l'anno scorso presso il Dipartimento Ionico dell'Università Aldo Moro di Taranto, dove abbiamo avuto la fortuna di incontrare un ricercatore, il professor Pier Mario Biava, e il direttore della sua equip medico-scientifica, il dottor Stefano Ciorelli, insieme a tutta un'altra serie di medici importanti che sono intervenuti, come il professor Mauro Mantovani, un immunologo insomma di fama internazionale, il dottor Tagliente, il dottor Pisano, il nostro dottor Luca Poretti, la nostra dottoressa otorinolaringoiatra dell'ospedale del Moscati, Mara De Cilis, e tanti altri. Bene, il dottor Pier Mario Biava ci ha stupito in quella circostanza perché ha raccontato della sua ricerca che potrebbe cambiare un po' il paradigma della medicina, nel senso che ha scoperto dei fattori che riprogrammano le cellule tumorali e rigenerano i tessuti. Quindi, ripeto, riprogrammano le cellule tumorali e rigenerano i tessuti. Perché cambia il paradigma? Perché adesso si lavora senza trapianto di cellule staminali, peraltro, quindi si lavora sul ridare l'informazione alle cellule, quelle cellule che sostanzialmente si tendono a proliferare senza sapere come essere poi specializzate, e quindi a livello epigenetico praticamente un software che comanda il DNA per riprogrammare quelle cellule che non stanno facendo più il loro lavoro. Possono essere riorientate, quindi riprogrammate nel modo giusto, oppure possono essere indotte a una sorta di apoptosi, cioè di un suicidio programmato. Quindi i risultati sono stati eclatanti su questi studi e posso dire che hanno già fatto la ricerca su due centri di eccellenza, l'Humanitas a Rozzano a Milano, dove hanno riscontrato questa ricerca che con l'utilizzo di questi fattori naturali, perché si tratta di fattori naturali, uniti alla chemioterapia, hanno portato a una riduzione del tumore, a un miglioramento del performance status. Performance status sostanzialmente è un modo di vedere la qualità della vita del paziente in maniera oggettiva, cioè ci sono dei dati e quindi si riesce a vederli in maniera concreta, e poi lo stato di salute del paziente. Inoltre l'altra ricerca è stata condotta presso la Sapienza, al campo biomedico, e lì hanno integrato questi fattori con la terapia monoclonale. Parliamo di terapie integrate, ovviamente, non c'è l'abbandono della terapia classica, per cui vanno assolutamente integrate con quello che c'è. E i risultati anche lì sono stati eclatanti. Ho portato qui qualche dato per farvi capire l'entità della cosa. Allora, l'Humanitas, giusto per capirci, solo con la chemio o chemio e fattori di riprogrammazione, i risultati sono stati la regressione dei tumori, performance status migliorato e la qualità della vita migliorata. Alla Sapienza, su pazienti in fase terminale di alcuni tumori a cui veniva somministrato a scopo compassionevole la terapia anticorpi monoclonali, dopo un anno solo anticorpi monoclonali la sopravvivenza era del 20%. Mentre abbinate ai fattori di riprogrammazione del 60%, per cui stiamo parlando di
di numeri veramente importanti. Bene, questo per cercare alcuni fattori. Per quanto riguarda Taranto, quell'incontro è stato per noi illuminante e da lì è partita una formazione con alcuni medici tarantini che si stanno appunto formando con l'equipe del professor Biava ormai da diversi mesi. E la collaborazione è continuata grazie anche alla spinta del territorio, sia dei pazienti che abbiamo qui a Taranto, ma anche di chi si è impegnato per, da sempre, insomma, nell'ambito della difesa del territorio. E vorrei fare un ringraziamento pubblico a chi ci ha dato l'opportunità di portare questa voce al Parlamento europeo lo scorso novembre, cioè una nostra concittadina, l'onorevole Rosa D'Amato, che ci è stata vicino e ci ha fornito la possibilità di poter parlare in Europa. Dopodiché, che cosa è successo? Che abbiamo chiesto al professor Biava di portare la ricerca anche qui sul territorio ionico, perché ce lo meritiamo, perché abbiamo bisogno anche di un risarcimento, di un riconoscimento morale per quello che sta succedendo. Non è giusto che si debba necessariamente andare al centro o al nord, dove ci sono i centri di eccellenza, e fare i treni della speranza ancora una volta. Bene, non mi aspettavo la risposta, non abbiamo aspettato tantissimo. Mi ha richiamato e mi ha detto che il suo gruppo era intenzionato ad investire per un anno di ricerca qui a Taranto, quindi fornendo tutto quello che è necessario, quindi un investimento sia economico che di strumenti. E quindi non ci siamo, come dire, non abbiamo perso tempo e stiamo contattando in questo momento l'azienda sanitaria locale, la ASL, con i suoi vertici, e contattando alcuni dei primari sul territorio. Quindi ci auguriamo di avere presto delle notizie importanti per far sì che, insomma, questi investimenti rimangano qui a Taranto e che possano essere un volano di speranza. Quindi Taranto non più terra di sacrificio, ma terra di speranza. Detto questo, siccome i risultati di questi studi sono eclatanti, c'è stata la richiesta da parte di un vice premio Nobel, il professor Laszlo, per la candidatura al premio Nobel del professor Biava per la medicina 2025, proprio per la scoperta di questi fattori di riprogrammazione generale. Quindi sono delle notizie importanti. Noi siamo qui impegnati anche alla raccolta delle firme, queste scoperte che sono italiane, che faremo un convegno qui a maggio a Taranto, e che probabilmente ci sarà, probabilmente, ce lo auguriamo tutti, un inizio di una nuova ricerca su questa riprogrammazione delle cellule polmonari e per le patologie neurodegenerative. Penso di aver detto le cose più importanti. Grazie. Grazie Francesco Rappetti, presidente dell'associazione Noi. Speranze. Ma